Tra pochi giorni aprirà il nuovo parcheggio dell'ospedale del Ponte, un'opera attesa da tantissimo tempo, legata fortemente all'espansione dell'ospedale, che è uno dei più importanti ospedali della donna e del bambino, della Lombardia e del paese. C'era fortemente bisogno di un parcheggio adeguato a garantire, i tanti utenti e il personale che gravita attorno a quella struttura. Quell'intervento è stato inserito circa 5 anni fa dalla mia amministrazione, appena insediata, all'interno del piano delle stazioni. Quando abbiamo inviato il progetto a Roma, alla Presidenza del Consiglio, per chiedere il finanziamento della riqualificazione complessiva del comparto delle stazioni, c'era anche questo intervento, questo parcheggio, con la riqualificazione della stazione e poi tutte le parti esterne che sono in corso di realizzazioni proprio in queste settimane. 2/3 di quell'ambizioso progetto si sono concluse grazie a una collaborazione pubblico e privato che ha funzionato benissimo. Adesso sono in corso di realizzazioni il nuovo centro anziani in Piazzale Kennedy, il terminal bus che rappresenterà una connessione tra le due stazioni, tutta l'area davanti alla stazione dello Stato che sarà completamente riqualificata, i sottopassi che uniranno le aree pubbliche con le stazioni per rendere più agevole l'utilizzo e l'arrivo ai binari e poi la riqualificazione di Piazza Biroldi all'ingresso dell'ospedale del Ponte, che un ospedale così importante ha necessità di uno spazio pubblico adeguato, moderno e soprattutto protetto.